ci troviamo, quello che state vedendo è la casa dei Verdi, che si trova al Cuotto, poco dopo della strada che si va alla Punta Imperatore, non l'albergo certamente. E Verde sarebbero col soprannome detto i Mic, i Vite e Mic, che poi di questi sono dati i figli, ormai c'è rimasto uno solo da parte maschile che è Gigino. E in questa zona, che dopo vi facciamo vedere, è sorta la cantina che hanno fatto la società, in questa società è stata ideata da Franco Iacono, e che la gestiscono i figli, hanno fatto questa società che viene chiamata la Pietra Torcia. Adesso noi vi facciamo vedere per adesso come il figlio di Vito Verde, detto Vito i Mic, Gigino, come sta eseguendo la vendemmia. Però non è che voi vi aspettate una grande cosa qui, le altre persone sono andate in un'azienda molto più grande e adesso stanno facendo, solo loro lo stanno facendo per Obi qui vicino. Noi fra poco facciamo vedere tutta l'osservazione del terreno, di come è stata fatta da questa società, ha fatto tutto uno scasso totale, un'impiantagione nuova, e facciamo vedere tutto come l'uva viene trattata, la cantina e tutto. Adesso cerchiamo, se è possibile, facciamo dire qualche parola da Gigino Verde, detto figlio di Mica. Gigino, vuoi dire tu qualche parola, se sei contento di questa società che stai facendo? Io ho detto che tu lo stai facendo per hobby, questa vendemmia. Noi vogliamo, facciamo vedere come sta facendo. Giustamente le altre persone, perché c'è la gente dice questa è la vendemmia con due persone, coloro che la vedono. Noi la stiamo facendo, lui sta divertendo. Ora, se ci puoi raccontare un po' della tua storia, della tua vita. Io sono stato in amministrazione 37 anni, ero funzionario all'amministrazione provinciale, adesso me ne sono venuto in pensione e mi diverto un poco in campagna a fare qualche cosa, giusto per passare il tempo e non poltrire davanti alla televisione, perché davanti alla televisione si muore. Allora, il movimento è una cosa che mi piace e quindi la faccio, è un hobby per me, la campagna. Ci sono affezionato perché non hanno lasciato ai miei vecchi, ai quali va tutto il riconoscimento e cosa devo dire? Questo. Ma io credo un'altra cosa, a parte che tu lo fai per hobby, però io credo che tu hai nel sangue proprio la voglia del lavoro. Perché io ho sempre lavorato, da 20 anni in poi ho sempre lavorato, sono stato in amministrazione, ho lavorato in assicurazione, e la mia vita è stata una vita di lavoro. Sono andato in pensione e adesso cerco di godermi la pensione facendo qualche cosa, perché non mi piace poltrire. Vorrei sapere adesso qualche altra parola, dopo vi facciamo vedere i figli di Gigino, chi sono. Mia figlia sta a Bologna, facciamo vedere il tuo figlio, il grande. Il secondo dovrebbe arrivare stasera, sta a Napoli, viene la sera qualche volta qua, perché lui lavora a Napoli, c'è uno studio a Napoli, quindi non viene molto raramente, viene il fine settimana. Però stasera dovrebbe venire perché domani abbiamo un incontro con degli amici che ci dovremmo vedere insieme. Ora io vorrei sapere una cosa, che cosa ne pensi di questa società che è stata formata? Io in un primo momento ero un po' titubante, vedere le viti tagliate, vedere tutto sotto sopra mi ha dato un po', sono rimasto un po' perplesso, ma adesso che vedo che insomma il vigneto è stato riattivato, abbiamo cominciato a rimettere nuovi vitigni, e la vedo che in prospettiva ci dovrà essere qualcosa di positivo per la generazione che viene, perché non sono cose che si improvvisano, sono cose che vogliono il loro tempo. Ma io su queste cose vorrei dire alcune cose. Io mi auguro che sino ad oggi veramente la gente, gli agricoltori, si erano tutti quanti molto avviliti perché lavoravano e non trovavano il loro prodotto a vendere. Abbiamo cercato appunto per evitare questa morte del nostro vino, perché se tu ricorderai, mio padre ha dato il vino ad un certo scala negli anni 30
e ha avuto una medaglia d'oro ad Anversa, un primo premio ad Anversa, che questo Scala imbottigliava il nostro vino e ci metteva anche il nome di Vito Verde e Frère. E ci stanno lassù in cantina questi diplomi dell'epoca. Quindi è una vecchia aspirazione, non ho avuto mai il tempo di potermi dedicare troppo, perché in effetti non ci sono mai stato, e tu lo sai. Stavo a Napoli, venivo qui fine settimana a passare qualche ora e me ne tornavo, perché lunedì mattina dovevo andare di nuovo al lavoro. Adesso che ho un po' più di tempo, ho avuto la collaborazione, l'iniziativa di Franco, e quindi insieme stiamo vedendo un po' di portare avanti questo progetto. Ma io scommessa, ecco, è una scommessa col tempo, con i tempi che corrono. Ma io l'altro giorno pensavo una cosa, e questo mi dicevo a me stesso: come mai? Io prima di tutto voglio ringraziare Franco Iacono, che ha avuto l'iniziativa di fare questa società, perché c'è tanta gente che ci sono i pro e i contri, chi dice una cosa, chi dice un'altra, però il necessario è la cosa positiva. Ora io, allora io dicevo una cosa. Come mai fino ad oggi, che lui è stato un eurodeputato, è stato nell'amministrazione, non ha avuto mai un'idea di poter rivolgere per aiutare l'agricoltura isolana? Adesso che non è più a potere, io lo voglio ringraziare, perché questa iniziativa che lui ha preso, come anche tu hai detto di queste cose, finalmente si potrà trovare una via di uscita di poter vendere il nostro prodotto, perché qua almeno incoraggiamo un po' la gioventù di poter dedicarsi all'agricoltura, perché io già le ho detto precedentemente queste cose. È bello che il turismo, se vogliamo fare il turismo all'isola di deve essere abbinata anche la campagna, perché il villeggiante che va camminando e allora vede tutto verde, tutto bello, tutto pulito, è una cosa bellissima, perché anticamente questo Forio si chiamava il paese dei fiori, ma quando noi vogliamo fare il turismo e vediamo tutte le campagne abbandonate, per me io ritengo che questo non è più turismo. Appunto. Io non so se tu sei d'accordo. No, d'accordissimo, c'è già troppo cemento. C'è già troppo cemento in giro. Perciò dico, c'è già troppo cemento. Un po' di verde cerchiamo di rimetterlo in sesto, rimetterlo in pulito, rimetterlo in ordine, perché noi stiamo facendo un tipo di vigneto l'ultimo grido. Moderno, qualificazione, filo di ferro, tolti i paletti di cemento, tengo la terra, li ho smontati e stanno lì, ce ne stanno 600, 700, che costano qualche cosa, non li mettiamo da parte, non servono più, perché ecologicamente è più bello il legno che... Il sul fatto del legno, adesso io vorrei dire una cosa, siccome la società ha fatto venire questi pali speciali che poi dopo vi facciamo vedere, che vengono trattati all'epoca moderna, allora io sono d'accordo su questo fattore, ma se noi vogliamo mettere il legno come legno che c'era prima, che si continua a mettere questo legno, allora all'epoca moderna viene questo legno, deve essere trattato sotto, di modo che da non potersi ammarcire. E allora, marcirà anche, ma certo. Praticamente dove un paletto di castagno rosso aveva una durata di 3-4 anni, quello perlomeno di 10 anni, pare che abbiano una decina d'anni di garanzia. Marciscono sempre, ci marciamo pure noi, ci marciamo anche per noi gli anni. È legno, e quindi tutto il legno va a deperire, ha un suo ciclo di deperimento. Quindi questo è... è cresciuta la famiglia di Perù, eravamo in troppi, siccome si liberò dalla sua foglia, c'è tutto, sai che la famiglia si è lì. È bravo. Ma è più uno? Io non parlo di nulla. Poi? Same release.
Allora volevo correggere quello che ho detto prima: la società viene chiamata Terra Mia e vicino alla bottiglia, se non vado errato, viene messa la pietra torcia. Ora questo che state vedendo, questo sarebbe il figlio di Gigino, come ho detto prima, Vito, che ha rinnovato il nonno, Vito detto soprannome, Vito Verde detto soprannome, Vito Emico. Ora io voglio dire anche due parole a Vito, di che cosa ne pensa di questa società e se lui è del mio parere che questa società possa dare qualche po' di risorsa all'agricoltura e dare qualche vantaggio ai nostri vini. Io penso che questa è una iniziativa che darà certamente un nuovo impulso all'agricoltura isolana, perché punta a un prodotto di qualità, di alta qualità. Noi puntiamo ad avere una cantina modello che avete già visitato. Dobbiamo visitarla ancora. Comunque che è questa qui, e faremo dei vini certamente di qualità. Speriamo in un buon di incontrare anche nel mercato, ma già nelle due produzioni precedenti, il 1994 e il 1995, il nostro prodotto è stato ampiamente apprezzato sia sull'isola sia fuori dell'isola, in posti anche a vocazione turistica come Capri, Sorrento e Venezia, Firenze, Verona, cioè anche posti dove il vino è a una cultura ed una tradizione notevolissima. Perché penso che questo possa dare impulso al turismo e all'agricoltura isolana? Perché questa è una terra dove ultimamente, negli ultimi vent'anni, l'agricoltura è andata scomparendo a vantaggio dell'edilizia, degli alberghi, che hanno certamente portato ricchezza e reddito, ma che hanno fatto scomparire gran parte delle tradizioni. D'accordo con le mie parole. Il turismo oggi, anche il turismo oggi, ha bisogno di trovare qualcosa di vero, qualcosa di qualcosa che sia che ricordi quello che è stato il passato delle persone, del posto, delle abitudini, degli usi, dei costumi. Quindi io immagino che rilanciare l'agricoltura, e noi l'abbiamo fatto impegnando 6-7 ettari di terreni, fabbricati, strutture che potevano essere impegnate per speculazioni edilizie certamente più vantaggiose nell'immediato, il futuro anche del turismo e della riscoperta dei valori dell'agricoltura, dei valori tradizionali. Ischia, Forio soprattutto, è sempre stata ad altissima vocazione contadina, c'è sempre stata la produzione del vino, le nostre famiglie, Iacono, Verde, Regine, sono famiglie che da sempre hanno fatto il vino e quindi ci è sembrato giusto in rinnovarci con la tecnologia più moderna nel solco della tradizione. Io volevo aggiungere un'altra cosa, questa è una domanda che faccio. Questa società compra anche l'uva di altri piccoli contadini oppure si mantiene solo ristrettamente a coloro che appartengono alla società? Noi in società abbiamo conferito 6 ettari di terreno, puntiamo a fare 100.000 bottiglie di vino, pertanto compreremo sicuramente 400-500 quintali d'uva dai contadini del posto, possibilmente dai contadini di Forio o comunque di questa zona. Certamente di fuori. Beh, io questo lo trovo una grande possibilità, perché ormai, come dicevo prima, i contadini, è arrivato un momento che si sono avviliti, giustamente come tu mi hai anche confermato, che l'agricoltura stava venendo tutto abbandonato. Io mi auguro ancora una volta che queste iniziative non solo possono portare all'occupazione giovanile, all'impegno della gioventù che possa di nuovo poter lavorare nelle campagne, per quanto i contadini, il loro sacrificio non lo vedono essere buttato così inutilmente, perché quando è stato 2 anni fa ci sono stati alcuni contadini che hanno dovuto lasciare l'uva sulle viti perché nessuno se le comprava. Io non so se sei d'accordo su questo. So di questo problema e certamente bisogna anche che i giovani ischitani diversificano le loro attitudini, non solo più
nella capacità di lavorare negli alberghi e nelle agenzie turistiche, ma di ritornare anche all'agricoltura. L'agricoltura è chiaramente fatta con la qualità, perché oggi la domanda è sempre una domanda qualificata. Non si può più fare un prodotto rabberciato, ma il prodotto deve essere sempre di altissima qualità, per cui anche la lavorazione della campagna deve essere fatta nel migliore dei modi, seguendo chiaramente tutte quelle che sono le nuove tecnologie che consentono anche di lavorare con, diciamo, in modo meno oneroso o meno faticoso di quanto non facessero i nostri nonni. Ma io su questo aggiungerei un'altra cosa, direi. Io sono d'accordo che la gioventù deve ritornare nelle campagne, non so se sei d'accordo, però prima le leggi, io vorrei che qualcuno che avrebbe la possibilità, uno di, diciamo così, un pezzo grosso, di poter prendere impegno sull'agricoltura, perché prima gli agricoltori lavoravano, però automaticamente ricevevano anche dei contributi, ricevevano l'assicurazione, ricevevano le famose assicurazioni, le marche, di modo che quando andavano in pensione potevano prendere la loro possibilità, pensione, perché avevano lavorato tanti anni. Oggi è scomparsa questa legge, è scomparsa per gli agricoltori, mentre se si va in fabbrica uno deve essere assicurato, se si va in un altro posto tutto viene assicurato. No, non ti sembra una cosa che questa è una cosa ridicola? Solo perché uno va a lavorare nella campagna non deve avere nessuna assicurazione, alla fine che lui ha lavorato, forse, e tu ne sai qualche cosa, che il lavoro della campagna è un lavoro molto duro, perché al mattino si alzano presto, piove, drucciati, in umidità, sudati, delle volte desiderano una bevuta d'acqua e non ce l'hanno, e allora quando questi hanno lavorato in questo modo, alla fine che vanno in pensione non possono riscuotere la pensione, devono andare con la famosa pensione baby a quelle che gli dà il governo. Sarebbe una cosa importante questo fattore. Io credo che l'assicurazione, perché prima i coltivatori diretti a loro tempo potevano dare 10-20 firme ai contadini per poterli aiutare, ora questa legge è stata tutta abolita, anche dal governo questa agricoltura è stata abbandonata. Non so tu come la pensi nel tuo posto, perché tu hai un grado di studio superiore. No, io non sono molto addentro alla questione, però credo che le giornate andrebbero dichiarate e quindi pagati i contributi. Molto spesso però gli addetti alla campagna del posto preferiscono non dichiarare le giornate di lavoro che fanno, perché hanno altre pensioni, perché hanno altre attività, perché molto spesso l'attività in campagna è un'attività secondaria, è come una seconda attività, un secondo lavoro, e pertanto non sempre c'è un interesse a che questo lavoro venga riconosciuto anche ai fini pensionistici. Non saprei precisamente come stanno le cose, però per un giovane che si dovesse affacciare a questo lavoro ovviamente non può immaginare di lavorare senza versare i contributi, pertanto o li versa in modo autonomo, creandosi una pensione volontaria fatta con le nuove finanziarie, con queste cose qua, oppure sarebbe giustissimo appunto che gli si versassero i contributi. Bene, allora noi vogliamo ringraziare a Vito, di cui è nato, molto appassionato a queste cose antiche, perché come ho visto anche Vito è appassionato alle tradizioni antiche, alle cose antiche, e questa è una bella cosa, perché un domani queste cose antiche vanno al museo e possono avere un ricordo per i nostri figli, per i nostri discendenti. Peppino, io volevo farti una domanda, anche tu sei venuto insieme a noi, ci fa piacere e ti ringrazio della tua ospitalità, però che cosa ne pensi tu di questa azienda che hanno creato, se sei d'accordo oppure no? Come no? Io sono perfettamente d'accordo, in quanto che è una bella iniziativa, perché almeno c'è qualcuno che si è interessato un po' per le nuove generazioni e di riattivare un qualche cosa di valido che era sparito. Questo che state vedendo è il trattore che sta arrivando con l'uva. Questo è un altro figlio di Vito Verde. Come vedete, tutta l'epoca moderna, non è che si trascina più addosso. E adesso dopo vi facciamo vedere come avviene la macellazione. Adesso facciamo dire due parole dal figlio di Franco Iacono, Gino Iacono.
come forse poche persone conoscono, lui è laureato in agricoltura, molto appassionato nell'agricoltura, e ci facciamo dire qualche parola anche perché, come ho detto prima, il padre è stato l'ideatore di questa società. E vediamo lui, io gli auguro da parte mia personale e da parte di tutti i foriani, perché ormai io sono fatto vecchio, che questa agricoltura abbia una grande risorsa, che questa vostra società abbia una grande risorsa, specialmente nel fatto giovanile. Come vedete, non solo per quanto hanno studiato un dottore agrario e tutto, però si dedicano peggio dei lavoratori a lavorare come i ciucci. Scusami se mi permette di dire questa parola. Ora dici qualcosa più o meno su questo funzionamento che avviene, perché noi stiamo vedendo che gli operai stanno scaricando qui tutto tra di voi, e scaricano loro. Di come avviene questa cosa? Noi in pratica adesso prendiamo le uve e prima possibile le mettiamo nella pressa. Abbiamo una coclea attraverso la quale mettiamo l'uva nella pressa, la nostra pressa a polmone, per cui abbiamo una pressatura abbastanza soffice dell'uva, appunto per non maltrattarla e per non, come si dice qua, non muoviamo questo pure, come si dice da noi, quindi per premere solo l'uva e tirare il meglio che ci può dare l'uva. Dalla pressa viene fatta passare attraverso un sistema di refrigeramento e viene portata in vasca intorno ai 10 gradi, in modo che in pratica le pecce possano decantare e possiamo prendere il mosto limpido, che poi verrà travasato subito il giorno dopo per poterlo farlo fermentare. Per specificare qualche cosa, perché noi sappiamo benissimo che i contadini non è che capiscono la parola 10 gradi, cioè a 10 gradi di temperatura. Di temperatura, sì. Aiutiamo a 10 gradi, appunto, portiamo il mosso a bassa temperatura, così. Ecco. Si possono precipitare le vecce, la parte sporca, facciamo stare per uno o due giorni a seconda delle esigenze che abbiamo in cantina, e poi dopo, appena si inibisce, prendiamo il pulito, lo mettiamo appunto a fermentare nelle vasche. Le fecce invece, quelle che possiamo prendere, lo filtriamo e poi facciamo fermentare a parte. E con questo procedimento facciamo in pratica, appunto, per avere una fermentazione più fluida possibile, così per avere alla fine fermentazione meno fecce, e comunque fecce che non sono cattive, che non danno cattivo odore, perché il problema del vino a ischia è quello là, che appunto quando si svina ha sempre andare fecce, si dice. Allora cerchiamo sempre senza maltrattare il mosto e il vino, però cercare di tirare il meglio da fuori, perché comunque il nostro obiettivo è sempre toccare di meno il prodotto, il meno possibile il prodotto. Meno tocco il prodotto, meglio è. Noi abbiamo buona fortuna che ci sono degli agricoltori che sono ancora appassionati e comunque ci forniscono delle uve abbastanza belle, quindi su cui si può lavorare ancora. Infatti quando l'uva è molto bella, la facciamo anche maciare un poco per estrarre un po' di sostanza dentro, un po' di estratti, in modo che il vino possa durare di più. E lo si fa passare anche, se è necessario, anche in botte, in legno, come era la vecchia usanza degli ischitani, appunto per avere un vino che dura di più nel tempo, e comunque un vino che ha la stoffa del vino ischitano, che sta sempre avuto il nostro vino. Allora non usate più il sistema di tuo nonno Vito, di come si faceva una volta il vino. Noi cerchiamo di prendere in questa cantina. Non è che non usiamo più il sistema vecchio nostro. Cerchiamo di aggiornarci, appunto, di eliminare i difetti che possono uscire alla qualità del vino, perché comunque si evolve. Si fra 10 anni si tornerà di nuovo a vinificare come si faceva mio nonno. Però al momento gli studi sono fatti, dicono che la mia cosa è questa, per avere i minori odori e per avere comunque un prodotto che bisogna vendere, perché mentre in generale nelle nostre cantine si fa vino che
beviamo noi, quindi non deve resistere nel tempo. Noi dobbiamo poter pure contare un vino che deve essere imbottigliato e che deve resistere in bottiglia, deve essere sempre a buoni livelli. Per restare a buoni livelli ci bisogna aggiungere forse un po' di tecnologia per appunto per avere un prodotto che resiste. Io su questo volevo fare una strofetta, il fatto dell'aggiornamento, che prima si camminava a piedi, tutti quanti si camminava a piedi, oggi non si cammina più a piedi, noi abbiamo visto il trattore, abbiamo visto la macchina, ecco perché ci dobbiamo aggiornare tutte le cose moderne. Adesso volevo farti un'altra domanda, per dire agli appassionati dell'agricoltura, agli agricoltori, che forse tante persone non lo sanno ancora, a che cosa serve questo congelamento di portare a 10 gradi di temperatura il mosto? Se ci vuoi dare qualche spiegazione su questo fatto. Perché in pratica ci sono sostanze nel... Le sostanze nel mosto, in pratica, abbassando la temperatura, arriva a un certo punto che vanno in sovrasaturazione, cioè in pratica abbassando la temperatura i solidi che sono presenti ma pure nell'acqua, no? Abbassando la temperatura tendono a precipitare. Per esempio, se per esempio prendiamo l'acqua salata, la mettiamo in frigorifero, poi mettiamo a bassa temperatura, vediamo che dopo un po' si forma cosa, oppure se noi prendiamo il vino nostro, no? E lo portiamo a basse temperature, subito si fanno le palline bianche sotto, non so se avete mai visto. E questo processo è un processo naturale, una cosa. Cioè, in pratica sono alcune sostanze che sono quelle lì più pesanti, quelle lì più grosse, quindi quelle lì che danno più fastidio, che vengono aiutate con la bassa temperatura a precipitare più velocemente. Mentre quando mettiamo la roba dovuta a 30 gradi, poi precipitare questa roba qua, ci mette di aspettare che finisce la fermentazione del vino, a fine fermentazione torna intorno ai 10-12 gradi. Noi facciamo questo processo, lo anticipiamo, lo facciamo fare prima che il mosto fermenti, e poi dopo così abbiamo un mosto in cui queste sostanze non ci sono, e che sono comunque sostanze che sono nocive, perché essendo sostanze sono tutte bucce e altre sostanze grossolane che se vengono a fermentare insieme alle vinacce, appunto danno quel sapore di fermentando dal sapore di vedere delle fecce. Ma non è che abbassando la temperatura viene come il vino ad ammazzare i microbi, a disinfettare? No, abbassando la temperatura anche si blocca anche la fermentazione. Infatti noi abbiamo una doppia agevazione. Noi portando a bassa temperatura possiamo, da un lato facciamo venire questo procedimento, e dall'altro abbiamo anche il vantaggio appunto che essendoci di bassa temperatura non fermenta, e fermenterà solo dopo quando la temperatura si alzerà intorno ai 18-19 gradi, in cui noi questo potremo inoculare. Quindi abbiamo, non mettere i lieviti per farlo lievitare, quindi noi a bassa temperatura abbiamo questo vantaggio del appunto che il mosto decanta, quindi si limpidisce, però non fermenta, e quindi poi siamo un po' salvaguardati pure dalle cose sgradevoli che possa venire al musso. Quindi abbiamo un doppio effetto. Certo, la solfosi, il bisolfito, bisogna sempre mettere la solfosa, quindi comunque c'è la protezione della solfosa, bisogna sempre assicurarla al vino. Questo sul fatto della metabisolfite, forse alcune persone possono capire una cosa per un'altra, perché dice: no, io faccio il vino, qualcuno di casa dice io non gli metto lo zolfo, non gli metto la metabisolfite, però almeno tu sei più esperto, io parlo come mia pratica e tu hai studiato di queste cose, perché quando si avevano le botti di legno, noi ogni mese bisognava mettere lo zolfo dentro ai fusti, e allora il legno già era carico di zolfo. Ora, se non si ci mette qualche po' di metabisolfite, che non è altro che un disinfettante delle uve, non so se sono d'accordo, perché alcune persone mettono la bisolfite, fa male allo stomaco, se accendiamo lo zolfo nella botte o mettiamo la metabisolfite, è la stessa identica cosa, precisa, perché il metabisolfite è un prodotto che a contatto con il liquido rilascia zolfo. Cioè, se non mi fate una cosa subito, che se non mi prendete il bisolfite te arriva al naso subito, vedo che è quello, il zolfo che arriva al naso, è nocivo, è no. anzi c'è veramente questo errore che molti fanno, l'errore di mettere, appunto, per essere meglio operazionati, accendono lo zolfo nella botte e poi ci mettono il metabisolfite. Questa è una cosa sbagliata, perché è sempre la stessa cosa, cioè se fai molte cose non va più avanti. Allora
cioè è la stessa identica cosa, quindi una cosa alternativa all'altra. Certo che chi dice la buca la butte e il accendo zolfino fa la stessa cosa, identica cosa, si mette il bisolfino, la stessa identica cosa, non cambia niente. Sicuramente al momento il metà bisolfino è una cosa che è essenziale nel, cioè lo zolfo è una cosa essenziale nel vino, perché è l'unico che protegge dalla fermentazione iniziale, perché in pratica il mosto se è comunque una creatura che appunto è come una creatura che appena nasce ed è non è protetta, quindi deve essere protetta da tutti i batteri e le fermentazioni che posso dare appunto a cescenza oppure acidità volatile e dare cose giocatevoli. Quindi al momento è una cosa essenziale nella navigazione, e su questo nessuno è contrario. Quindi vabbè. Bene, io ti ringrazio e mi auguro che in un domani questo fattore dell'agricoltura, tu assieme alla società, assieme ad altre persone, potete un po' incoraggiare gli agricoltori di Forio anche col tuo aiuto, perché avendo studiato in agricoltura qualcuno per consiglio, lo so che tu sei stato sempre disponibile a tutte le cose, sei ancora giovane e ti auguro una lunga carriera. No, sicuramente c'è un augurio che voglio dare, cioè questa società deve essere un esempio appunto per dimostrare ai giovani che nell'agricoltura c'è ancora vita, c'è ancora speranza. Sì, infatti. Grazie. Ciao. Ora adesso vogliamo fare qualche piccola domanda a questo giovane che sta vicino a me, perché loro che non lo conoscono, questo è figlio a un fratello di Vito Iacono, soprannome detto tu di scuola, non so se offendete con il soprannome, perché qua fuori tanta gente quando si dice il soprannome si offendono. E allora Franco è figlio al fratello di Vito Mario. Esatto. Mario. Lui non è stato, viene qualche volta perché è molto appassionata ai suoi genitori, è venuto qui a Lise, però lui abita lì a Trento. Lui sta in Alta Italia. Come mi è stato riferito che tu sei un maestro di queste cose, di poter delle verificazioni, delle UE. Ora se ci puoi un po' spiegare di questa situazione, di come avviene questa cosa, se io non ho detto una bugia, allora correggimi. No, penso che non ci sia niente da spiegare in particolare, più che altro io poi non sono neanche un maestro, diciamo che lavoro nel settore, in un istituto che è famoso diciamo per essere specializzato nella ricerca della viticoltura ed enologia. E i miei zii mi hanno chiesto di dare una mano qui sull'isola, io l'ho fatto con molto piacere, anche perché come dicevi era un po' la mia casa, qui c'è sempre un po' il mio cuore, e quindi siamo tutti giovani di belle speranze. Io sto cercando di trasferire quello che so ai miei cugini e ai componenti di questa società, sperando che loro possano apprendere nel più breve tempo possibile quello che io sto insegnando loro, e sperando che i risultati siano pari a quelli che noi solitamente raggiungiamo. Io sono sicuro di sì, del resto l'isola è portata, è vocata alla produzione di vite, di uva, di vino, e sarebbe il caso che questa attività si incrementasse nel futuro. Questo è un esempio che stiamo dando, riducendo diciamo al massimo i costi di produzione, facilitando il lavoro in cantina, quindi siamo partiti, scusate, facilitando il lavoro in campagna da principio, quindi siamo partiti dalla vite, dal vigneto, piantando nuovi vigneti, non diciamo con tecnologie nuove, semplicemente recuperando una tradizione che forse nel passato più recente si è un po' dimenticata, e riportando tutta questa qualità che speriamo di ottenere in campagna nella cantina, una cantina molto semplice, molto pulita, dove non facciamo altro che rispettare la qualità dell'uva. La produciamo, produrremo o produrranno meglio il vino, cercando di caratterizzare quelle che sono le potenzialità qualitative dell'isola d'Ischia. Questo vino vorrà essere l'emblema, anche se ce ne sono degli altri ugualmente buoni e conosciuti in tutto il mondo. Vorrà essere un altro contributo alla diffusione della conoscenza dell'isola d'Ischia in Italia e all'estero. Io ti ringrazio con questo, ti ringrazio di aver partecipato a questa iniziativa dei tuoi parenti,
e mi fa piacere che, se siamo vivi all'anno 21, di poterci rivedere ancora una volta di nuovo. Però io volevo dire un'altra parola. Come io ho osservato, qui le minacce vengono subito buttate via, non è che vengono sfruttate, perché non lo so, si potrebbe avere delle cose, dei macchinari per poter sfruttare queste minacce. Io vedo che qui, come hanno caricato, è stato tutto buttato via, per dare una spiegazione agli agricoltori, perché tante persone pensano, dice che con le minacce queste fanno i vini artificiali, fanno questo e fanno quell'altro, però io con i miei occhi ho visto che la minaccia viene buttata via. No, diciamo che nelle cantine attuali, moderne, la vinaccia non viene utilizzata se non per scopi particolari. È importante invece l'eliminazione immediata, perché la vinaccia dopo un po' incomincia a fermentare all'aria, incominciano ad esserci batteri indesiderati che inacidiscono il vino, quindi è bene allontanarlo più presto possibile. In cantina quello che normalmente non viene considerato come una cosa importante è l'igiene. È come se fosse il bagno di casa, quindi igiene in cantina, come ci si deve mangiare. Insomma, il vino in fin dei conti poi lo beviamo, e più pulito lo facciamo e meglio sarà. Io sono d'accordo con questo fattore che mi hai detto delle vinacce, di subito allontanarlo, perché ci sono tante persone che usano ancora, facendo col torchio, la tengono 2 o 3 giorni, dici che si deve arrossire, si deve maturare. Allora io sono d'accordo su questa parola, mi fa piacere che è stata detta di tua spontanea volontà di allontanarla più presto possibile, perché che si inacidisce è tutto un fattore. Poi sono d'accordo anche per il fattore che hai detto, l'igiene della cantina, perché siccome una volta ho fatto una trasmissione, alcuni agricoltori mi hanno criticato, dice no, le vecchie cantine erano tutte grezze, ma oggi ci dobbiamo aggiornare. Se le leggi vogliono l'igiene, dobbiamo rispettare l'igiene. Giustamente il vino è una bevanda, è come il mangiare la pasta e cose. Io sono d'accordo. Ma poi ulteriormente, estraendo troppo liquido dalle vinacce, non è che aumentiamo la qualità del nostro prodotto, anzi la peggioriamo. Infatti noi usiamo una pressa che viene detta pressa pneumatica per pigiatura soffice, e che vuol dire che noi non superiamo una resa del mosto del 65%. Quindi vuol dire che da un quintale d'uva si ottiene 65% di mosto, che dopo verrà lasciato defecare, alla fine arriveremo al 62% finale. E questo è importante, perché dalla prima spremitura esce il mosto buono, diciamo, per fare il vino buono. Ulteriormente pressando otteniamo solamente dei vini molto aspri, molto tannici, si dice in gergo tecnico, che sicuramente caratterizzano oggi una produzione artigianale del contadino di Ischia, però certamente non potrebbero essere collocati in un mercato internazionale che assolutamente non desidera questo tipo di gusto. Quindi a questo punto bisogna adeguarci alle nuove esigenze qualitative e organolettiche che il mercato ci impone. Ora, che consiglio tu potresti dare a questi piccoli agricoltori, cioè coloro che lo fanno per hobby, che vogliono fare quel po' di vino per le loro cantine personale, che dice no, io l'ho fatto io con le mie mani, queste produzioni proprie, gli dai il consiglio? Punto che il torchio non si deve molto premere, almeno come ho sentito poco prima, ci vuoi dare un consiglio su queste cose? Il consiglio più bello che si può dare è che questa esperienza, questa società, per esempio Terra Mia, come altre penso sull'isola, vogliono essere da esempio, quindi tutti gli agricoltori sono invitati a venire a vedere e magari ad assaggiare questi prodotti, per rendersi conto della differenza che c'è fra un prodotto tradizionale e un prodotto, diciamo, innovativo tecnologico. Solamente dal confronto può nascere la crescita, quindi l'agricoltore deve essere abbastanza umile da mettersi a confronto con altre realtà. A questo punto potremo veramente incominciare a dialogare, io per quanto mi riguarda come ricercatore e gli agricoltori come agricoltori. A questo punto nasce la trasfusione, diciamo, di nozioni, e questo è importante, perché altrimenti io studio e rimane solamente per me la mia conoscenza. Gli agricoltori rimangono convinti di quello che fanno e si crea questo distacco che è incolmabile. Io comunque sono testimone di un'attenzione veramente interessante, perché moltissimi agricoltori, portando qui le uve, mi hanno chiesto, ci hanno chiesto indicazioni, e penso che questi siano i primi passi per trasferire, diciamo, queste nuove tecnologie, che poi non sono nuove, sono solamente tecnologie che da tutte le parti vengono utilizzate proprio nelle proprie realtà di cantina locale e familiare.
Io ti voglio ringraziare, so che sei molto impegnata dentro la cantina e chiedo scusa se un po' il tempo che abbiamo fatto perdere, perché ognuno ha il suo lavoro. Anche voi, arrivederci e speriamo di assaggiare assieme il vino dell'anno prossimo, di quest'anno a Pasqua prossima. Arrivederci. Allora, quelle che state vedendo adesso, l'uva prima viene controllata al peso e adesso con questa macchina viene maciullata con una pompa che adesso la telecamera vi fa vedere, viene direttamente buttata nel torchio. Certamente un macchinario così al principio adesso di quest'anno uscito, perché la cosa si deve ancora un po' aggiornare. Poi adesso dopo di questo facciamo vedere dov'è che il torchio viene, cioè diciamo il torchio, è una pressa. Adesso quello che la telecamera vi fa vedere, questo sarebbe il famoso torchio, la pressa, che adesso la telecamera vi inquadra anche con la pompa, il tubo di gomma, di plastica, che viene buttato, l'uva automaticamente viene in questa cosa per poter essere pressata. Già forse... Già forse voi vedete l'uva come viene entrata dentro, già il mosto esce di sotto. Vedete, la telecamera vi fa inquadrare il mosto, come funziona il torchio. E poi automaticamente questa è tutta una fase elettrica. Adesso la telecamera vi fa vedere un'altra macchina, questa sarebbe una diraspatrice, che delle volte con la quando hanno fretta di poter fare l'uva, allora l'uva viene prima diraspata, cioè buttata via da tutti i grappoli e si prendono solo i chicchi, sempre automaticamente con una pompa, viene sotto e viene buttata là dentro. Ora la telecamera vi faccio vedere dove che avviene il congelamento. Il vino passa attraverso una pompa, con il motore una pompa, da quella parte entra, la telecamera fa vedere, entra in questi tubi che ha forma di una serpentina, e questi tubi sono molto freddi, e poi essendo congelate esce da quest'altra pompa e va a finire direttamente nei fusti, va dentro. Qui avviene questa è la vecchia cantina che ricorre a, ho sentito dire, verso l'Ottocento, che è stata fatta la vecchia cantina dei Verdi, oggi rimodernata di tutto. E adesso vi facciamo vedere, non è che sono venute grandi modifiche, cioè è avvenuta la pavimentazione, è venuto l'intonico per, come abbiamo detto prima, per la pulizia, per l'igiene. Ora la telecamera vi fa inquadrare i fusti di acciaio inossidabile che sono stati messi in questa cantina, che quelle prime erano due o tre cantine. Comunque alcuni mi domandavano quanti fusti sono, io da un'informazione ho appreso che sono circa 18 fusti. La telecamera vi fa vedere quanto sono alti e volevo sapere più o meno quanti litri ognuno di questi è. Sono da 50 e da 25 litri. Sono da 50 quintali, adesso a 5.000 litri. Sì. Sono il taglio è questo, 5.000 e 2.500. Ora come state osservando, sono tutti, ogni fusto porta l'etichetta del suo vino, appunto per poter specificare questo fusto di quale vino è. Questa sarebbe l'imboccatura, poi ognuno ha le sue manichette per poter attaccare le gomme, per tirare, per travasare, per il travaso. È una cantina che è venuta molto bella, perché io me la ricordo prima e adesso vedo che è tutto un'altra cosa. I fusti sono numerati? Tutti numerati. E abbiamo detto che sono tutti comandati da un quadro generale che ne controlla le temperature e le variazioni delle stesse. Il quadro se dopo è. Da questo quadro si leggono le temperature di tutti i fusti, da questo quadro si comanda a che temperatura va mantenuto ogni fusto. I fusti sono refrigerati e pertanto vanno da una temperatura da 10 a 20 gradi a seconda del momento della fermentazione, possono essere tenuti a temperatura
prestabilita attraverso i sondaggi elettronici. Allora io ho notato una cosa, che questi fusti non sono di un solo foglio, come si suol dire. In realtà sono doppia... Doppia foglio, esattamente. Dentro ci sta un isolante, una serpentina, che ne mantiene, che ne determina la temperatura. Bene, poi vi fa vedere la telecamera che qui ci sono anche i fusti di legno, che sarebbe un legno... A che cosa servono questi fusti di legno? I fusti di legno si passa il vino rosso, i passiti. Pensiamo di fare anche, di produrre anche un vino passito e il bianco riserva. Tanto per i vini speciali, un vino. Sì, il vino rosso e comunque il bianco riserva. Il bianco riserva passa nel rovere. Si tiene nel rovere un determinato periodo di tempo. Capito? Allora mi sembra che per oggi possiamo concludere questa nostra visita che abbiamo fatto qui sulla cantina, la vecchia cantina dei Verdi, che oggi è rimodernata alla cantina di Terra Mia. Noi la chiameremo cantina di Pietra Torcia. Cantina di Pietra Torcia, però. In onore di questo vino che nasce sperando che possa avere un grande futuro per noi ma anche per tutti gli agricoltori dell'isola. Io ringrazio Vito e ringrazio a tutti dell'ospitalità e adesso ringrazio anche Peppino, sentiamo qualche altra parola da Peppino. I migliori auguri per tutti, per un buon progresso che faccia bene per l'isola, che va bene per tutti. Ne abbiamo bisogno, grazie. Grazie e a tutti auguriamo una buona serata. Buonasera.